ancora la partita ma oggi? No, è stata una partita intensa. Noi siamo partiti forti, siamo riusciti ad avere il doppio vantaggio. E per cui il primo tempo, diciamo, il primo tempo siamo riusciti a gestirlo bene. Il secondo tempo il Treviso ci ha messo in difficoltà. Abbiamo dovuto soffrire, abbiamo avuto anche le opportunità per chiudere la gara, non l'abbiamo fatto e quando succede così, con una squadra forte come Treviso, puoi anche soffrire fino alla fine. È stato anche complicato, insomma, anche perché dal punto di vista fisico, essendo la prima partita di campionato, i giocatori sono arrivati un po' stanchi fino verso la fine della partita, insomma, anche per questo. È chiaro che poi quando giochi subito così una partita, fra virgolette, così intensa, la prima di calendario, è normale che ne possiamo anche risentire. Aveva preparato così la partita, nel senso cercando di mettere subito in difficoltà, di premere sull'acceleratore dai primi minuti? Direi di sì, noi abbiamo cercato di aprire Mauri a sinistra, lui il primo tempo è stato molto pericoloso, ha messo in grande difficoltà il suo marcatore. E ci ha dato delle opportunità importanti che noi siamo riusciti a sfruttare subito. Sai Antonio, un po' anche come contro l'Est, no? Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo fatto 3 gol, potevamo fare anche 4 gol all'inizio del secondo tempo, abbiamo preso per la traversa, poi siamo andati un po' in affanno, soprattutto con Iago, che sembrava Iago contro tutti, la difesa, oggi o no? Ma diciamo che noi siamo partiti forti, siamo partiti molto forti e abbiamo tenuto un ritmo importante per buonissima parte del primo tempo, quando credo che in quella situazione lì abbiamo meritato il vantaggio. E poi è normale che tenere quei ritmi per tutta la partita non è semplice. Ecco, vedendo così le due squadre, secondo lei potrebbero essere protagoniste di questo campionato per quanto riguarda, non dico il vertice, ma insomma la parte alta della classifica? Io penso di sì, anche se poi è la prima giornata e poi bisognerà vedere come si evolve il campionato. Dirlo così, sicuramente sono due squadre che hanno dei valori importanti, per cui sicuramente possono far bene, però poi il campionato in Serie D è sempre difficile, con le gare è una storia a sé, per cui sarà il proseguo del campionato che poi ci dice il vero valore delle squadre, sia della nostra che del Treviso. Direi che oggi è difficile vedere uno tra i 22, ci metto anche quello del Treviso, che non abbia fatto il suo. Insomma, oggi è stata una partita a volte anche un po' troppo spezzettata, cioè era molto sentita anche come stata. No, poi la cornice di pubblico era stata una partita sentita, per cui magari c'è stato anche qualche errore tecnico da tutte e due le parti. Qualche scontro anche fisico, come nella migliore tradizione delle squadre, delle partite importanti della Serie D, però credo che sia stata una partita intensa, piacevole, con capovolgimenti di fronte, con occasioni da una parte e dall'altra, penso che il pubblico si sia divertito. Noi, ripeto, abbiamo fatto il nostro risultato perché secondo me abbiamo avuto un approccio migliore del loro. Molto bene il centrocampo, e i nostri due, devo imparare un po' i nomi, Buracci e Burato, giusto? Hanno fatto molto bene e a me personalmente è piaciuto anche molto Agliu oggi, perché ha combattuto, tenuto non farei classifiche di merito oggi, perché credo che la squadra tutta ha fatto una buonissima gara. Mi sono piaciuti gli equilibri della squadra. In alcuni momenti li abbiamo persi, sono stati bravi i ragazzi a recuperarli facendo una grande fatica fisica, ecco, per cui, come diceva prima il signore, fare questi sforzi all'inizio della stagione non è facile, i ragazzi ci sono riusciti, bisogna fargli i complimenti. Come si parte col piede giusto? No, è normale che è sempre bello partire con una vittoria. Soprattutto quando giochi in casa davanti al tuo pubblico, ci tenevamo molto. Ripeto, i ragazzi sono stati bravi perché non era facile. Il Treviso è una squadra esperta, è una squadra che è costruita sicuramente per fare un campionato importante e possibilmente vincerlo.
ripeto, per cui è stata una partita che ha dimostrato questo. Ecco, sui cambi, cosa ti aspettavi? Allora, prima di tutto era una partita che non era facile entrare, perché anche i ragazzi che sono entrati del Treviso, era una partita intensa, non è stato facile neanche per loro, neanche per noi, perché entrare in questo contesto oggi non era semplice, c'era grande intensità non solo fisica ma anche emotiva, per cui anche a livello psicologico entrare nel contesto di questa partita non era semplice, però i ragazzi che sono entrati in ogni caso hanno dato molto, sia Sinani che Pozzi che Riccardo Serena in particolare ci hanno dato qualcosina in più. Se va Montecchio è un'ottima squadra, lo ha dimostrato in Coppa e lo ha dimostrato oggi. Ma ripeto, questo qui è un campionato molto equilibrato, lo era già l'anno scorso, quest'anno credo ancora di più, e per cui ogni partita poi va preparata nel migliore dei modi, perché la Serie D è un campionato che non perdona. Ok. Va bene Antonio, va bene. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta.